Grazie all'ingegner Cenerini, ringrazio i comuni presenti, che se non mi sbaglio sono il comune di San Paolo con il suo sindaco, Monte Roberto, Senigallia e Pulverigi con gli assessori, forse c'è qualcun altro, speriamo di non essere sbagliata. Ringrazio CISL e CGL di essere presenti, l'Associazione dei Consumatori, la persona la signora Santinelli, consigliere regionale Giancarli e tutti voi comunque. Penso che la presentazione sia stata utile e comunque ha messo nella testa di tutti noi un ordine delle questioni che può servire ad avere informazioni utili per occuparsi di servizio idrico integrato, per avere delle opinioni, delle valutazioni, delle informazioni che magari rendono superate alcune convinzioni che qualcuno aveva oppure arricchiscono alcune convinzioni. Ci sono interventi? Il sindaco di San Paolo, poi non è un negozio, prego sindaco. Ma intanto è bello che ogni anno si fa questo incontro per fare il punto della situazione, in modo che noi che partecipiamo sempre come sindaci o come delegati alla riunione dell'assemblea dei molti servizi, no? Sentiamo parlare, adesso io mi riferisco subito a un fatto che mi interessa ovviamente. Quindi non entro in merito nella relazione del direttore, che è stata esaustiva, e poi c'è l'opuscolo comunque che completa eventualmente altre cose. Però il comune di San Paolo, e quando mi riferisco a rispondo alla Presidente quando diceva che non ci sono problemi, lamentela, come si dice, la fidelizzazione. Esatto. Allora, qui c'è anche, secondo me, la capacità dei sindaci in generale, no? Di calmierare, di fare da filtro tra i cittadini e l'ente, qualsiasi ente, guardate bene, adesso io sto qui con voi e parlo di voi, no? Ma sto a molti servizi e parlo di molti servizi, sto al lato, all'AST, sto in qualsiasi altro posto e parlo di quegli argomenti. Io ho sopra la scrivania una raccolta di firme, paese piccolo, no? 940 abitanti, perché a San Paolo è anni che c'è l'acqua marrone, come sta scrivania. Però se c'era un altro sindaco in questo comune avrebbe fatto un macello tutti i giorni sui giornali, no? Siccome le problematiche ci possono essere e ci sono, e sono le più svariate, sta anche l'intelligenza dei sindaci filtrarle queste lamentele e bloccarle magari momentaneamente e parlarne con chi è preposto. In questo caso io più volte ho portato delle bottiglie d'acqua sopra la scrivania del Presidente della Monte Servizi. L'ultima, l'8 novembre, l'ultimo scorso, col nuovo Presidente. L'ho lasciata lì. Ha boccato penna, cioè, l'hai la vista, no? Ma quello è stato importante, mica l'ho fatto in maniera polemica, perché io tutti gli anni, o Natale o Pasqua, vengo chiamato proprio per vedere che situazione c'è nel territorio a livello di acqua marrone con sostanze ferrose, perché l'impianto è stato fatto evidentemente male a suo tempo, anche se nuovo di zecca, con i fondi della Trazina, guardate bene, e collaudato dai tecnici del Ministero. Mi riallaccio a questo perché? Perché sui finanziamenti di 100, quanto ha detto, 108 milioni, roba del genere, è ovvio che inserire un finanziamento che verrà proposto, mi auguro, da molti servizi nel piano d'ambito, non so come si chiama adesso la parola tecnica, riguardo il Comune di San Paolo, è necessario, perché il Presidente della Monti Servizi, Raffaele, che è nuovo, mi ha ritelefonato il giorno dopo a Avvocato Penna, mi ha detto: ma Sandro, come fai ad andare avanti con quest'acqua così? Mi fa contento che il Presidente nuovo ha detto questo, no? Perché evidentemente era un sindaco e quindi ha capito quello che sta succedendo in un comune con acqua del genere. Cioè, secchi d'acqua in cui pieni d'acqua sotto metà è ferro. Quindi proprio la fantascienza cosa succede in quel comune, quindi lavatrici pieni di acqua, i panni vengono buttati via, marroni, tende, ma robe vengono chiamate a casa, io vengo chiamato in quel momento, perché il territorio è piccolo, quindi mi chiamano, oppure bottiglie lasciate a mia moglie in cima alle scale, come quel giorno. Ho preso una, e quando ci fai scrivere col pennarello acqua dell'otto la domenica, l'ho portato il giorno dopo alla mutilità. Ma ho fatto bene, io che non faccio mai casini, ho fatto bene, perché Raffaele ha preso il telefono il giorno dopo e mi ha chiamato. Io ho detto: ma guarda, è una cosa vecchia questa,
una cosa vecchia d'anni, la sanno al lato, la sanno al multiservizi, la sanno dappertutto. Se il direttore della multiservizi mi dice ancora non abbiamo fatto il piano, non è, eccetera, eccetera, poi bisogna vedere se all'ambito inseriscono questo piano, questo progetto, eccetera. Ora, qual è l'oggetto del contendere qui? Per riportare l'acqua pulita in un territorio, no? C'è 8 km di linea di tubi che invece erano adibiti per l'acquedotto, erano adibiti per il metano. È chiaro? Di conseguenza dentro non c'è una protezione e quindi sta staccando tutte le briciole di ferro e vanno tutte nelle caldaie, nei contatori, nelle cose da fantascienza quello che succede lì, eh? Ho fatto fare la multiservizi tutti i spurghi automatici che alle 3 di notte si aprono, uno spreco d'acqua che mette paura, ma se gli spurghi non vengono aperti l'acqua si ferma lì, le scorie salgono e arrivano dentro la casa. Ma è roba da fantascienza. Quando aprono gli sfiati, roba marrone per metri. Questa è una cosa che se io c'entravo a nozze se voglio fare qualche trasmissione televisiva o roba del genere. Quindi a volte certe cose non arrivano neanche a voi, perché i sindaci alla fine calmiano un attimo la gente, eccetera, eccetera. Però la gente si è stancata e ti fa la raccolta di firme perché non pago la bolletta, cosa che insomma il servizio c'è, quindi devono pagarla, no, ovviamente, cioè, sto cercando di questo. Quindi adesso, questa cosa che ho detto qui la ripeterò alla multiservizi in un incontro che farò nei prossimi giorni. Quindi abbiamo tutte le condizioni per risolvere questi problemi con pochi soldi, non è milioni di euro, con pochi, qualche centinaio di mila euro, perché ci sono le linee già fatte in precedenza per poter prendere l'acqua da Gorgo Vivo, magari da un'altra fonte che è verso Cingoli, che non mi ricordo, Val di Castro mi pare, e quindi ecco, si può avere all'indietro l'acqua, un'acqua buona di qualità, senza toccare o a scavare di nuovo. Oppure rifare 8 km di linea per un importo di 1.200.000 euro già progettato dall'ingegnere Rossini, che è nell'ambito della multiservizi, che è il sindaco della regione di San Paolo, che è dipendente e dirigente della multiservizi. Ah, questo ve l'ho detto perché sono cose importanti che riguardano i cittadini. Anche un cittadino che ha un'acqua imbevibile, è chiaro, e paga la bolletta normale come uno che ce l'ha invece bevibile, va valutato, va calcolato. Quindi il sindaco deve intervenire, o il presidente del lato deve intervenire in qualsiasi posto dove c'è un problema, no? Così faranno dei servizi, mi auguro che ci possa essere un collegamento tra di voi quando si presentano poi i progetti generali per gli investimenti che avete detto prima. Ecco, quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, e so cose che sono ormai endemiche, per carità, però per questo appunto vanno chiuse una volta per tutte. Adesso non so, il presidente del multiservizi, se da quel giorno mi ha chiamato, gli ho detto di parlare con l'ingegnere Rossini, che è quello che era informato di tutti la cosa, e probabilmente ci ha parlato, e adesso probabilmente mi chiamerà perché mi sa, abbiamo pensato questo o quest'altro. Però bisogna pensarlo, metterlo su carta, trasmetterlo a chi di dovere e poi inserirlo in qualcosa. Questo è il concetto. Dopodiché potrò venire qui il prossimo anno, l'anno di là, perché il prossimo anno è probabilmente uguale, per dire quel problema è stato risolto. Va bene? Grazie.